presidente che si accinge sulla salita del Palombaro qua, con la sua ultima pedalata sulla sua Fondries. Ma almeno fino a dicembre. Fino a dicembre, vabbè, allora. La nuova bici sarà. Per Natale avremo il regalo. Ma chi te sta assemblando questa bicicletta? Chi te la sta assemblando? Sempre il nostro amico. Il nostro grande Don Daniele che si trova a Padova. Sempre il nostro amico Daniele Pagni. Catra biciclette. E prima piatta, seconda piatta, pesce fritto e alla brace e contorno. Si sta divertendo come un pazzo e questo è il nostro piacere. Ma Rabone, tenimi la forza per là. Come il tempo sta cercando di fare le cose buone, il presidente. Comunque qua il mio amico Josué, il grande Josué, che è un nome eccesso. Giulio Paolo è una persona che costruisce, attenzione, o distrugge, unisce e costruisce. Quindi ci servono queste persone. Infatti ci servono. Questo grosso grande piccolo uomo può essere solo paragonare a Giulio Cesare, a Giulio Andreotti, e purtroppo noi prima a Giulio Paolo. Ecco. Per fortuna, anzi. Va bene così. Vai Pietro. Questo è Pietro del Cagnolo. Ma io sentivo una diatriba poco fa che Josué ha staccato Pietro. Ma io non ero ancora, attenzione, andiamo sempre a destra a me. Ma ci dobbiamo mettere a destra. Comunque sta solo con i medicinali Pietro Trinchillo. Perché stanotte. Ugualmente non fa niente. Stanotte ha piatto una raghipirina perché teneva febbre stamattina. E sta pieno di medicinali. Il nostro grande Pietro. Mi dispiace per Giulio Paolo. È un allievo suo. Ma purtroppo non fa niente più. E se l'allievo non supera il maestro, non è niente. Stato buono. Non vuole ancora capire i medicinali come medicinale si prende. Come si prende? Una bella supposta. Bella supposta già per lì. Una bella supposta quella là. Scritto un cazzo lì. Sette lì. Quindi se lo prende Pietro e va un po' meglio. Pietro lo prende e porta indietro. Sì. Datemi sempre a destra, Pietro, fammi mettere a destra, vediamo cosa ne pensano i nostri Pietro Trinchillo. Grande Pietro. Queste menzogne che dicono, questo Gesù è lavoro, non è un po' manco un sordo. Guarda da presente. Pietro con Manello. Pietro con la sua tua voce da usignolo. Vediamo Giulio, se dice la verità. A cantare Giulio. Giulio, vediamo, sempre a destra. Giulio, fammi mettere a destra. Il nostro grande presidente Giulio, il mega galassico. Per me Pietro Trinchillo è un futuro campione. No, lo è, non è un futuro. È un campione a riposo, ma se sta a mettere. Senza allenamento. Si deve cimaginare. No, deve ancora imparare un po' di cazzimma, più che altro. Ma lui è un uomo umile, è un buon uomo. Ma questa cosiddetta cazzimma che diciamo a Napoli non ce l'ha. Non ce l'ha ancora, però io pian piano la sto facendo uscire fuori. La sto facendo purtroppo in questo sport ce ne vuole un poco. Piano piano, l'anno prossimo. Piano. Lo sarà pieno di cazzimo l'anno scorso, l'anno prossimo. Vogliamo ricordare in quale salita siamo, quella della Palomba. Ma è sempre Milone. Tu così un uomo saggio. Se ce la farei a parlare. Che sei un eletto, sei lo scelto, lo prescelto del Signore Dio. Sì. Noè. Che disse prendi l'arco e porta sta banda scema in. Qua devono ringraziare a me se stanno qua. Capito? Sì. E io. Comunque io scherzo, a banda di persone. Di persone dobbiamo scherzare. Siamo già troppo forti come siamo, siamo troppo forti. Il forte e basta. Sotto la cita. Bravo, 20 giorni che non è. Casa abbiamo scegnato, sembriamo come la. Il che ha detto che non fa rapporto sessuale da più di un mese. Lo confermo, me l'ha detto lui. Più di un mese, per questa mattina. Quindi non come. Ha fatto, ma non ha fatto niente di buono. Si è solo privato di una cosa bella, di un sesso, amore! Usate in bicicletta e fate più sesso!
Peter Michele non la pensa così. Non la pensa. Peter Michele è una persona che deve guardare la bici. La bici. Per andare in bici non bisogna più fare sesso. E intanto che la cinese capirà domenica scorsa. La cinese è capito. Ha fatto solo rottuso, come si dice a capo. Ma posso mettere questa cosa?